Il nostro è il paese che è riuscito a essere famoso in Europa, forse anche nel mondo, per la cosiddetta emergenza rifiuti. In Italia ancora i rifiuti rappresentano un problema, un simbolo anche dell'incapacità gestionale del tema ambientale da parte delle amministrazioni locali, regionali, nazionali, quando invece ovunque, ma anche in Italia devo dire, con l'aumento dei comuni ricicloni, i rifiuti stanno diventando piano piano una risorsa. È il grande tema dell'economia circolare e quindi anche della creazione di una nuova economia solida che porta a nuovi posti di lavoro grazie all'innovazione. Ecco, però per fare tutto questo c'è bisogno di consapevolezza, di coraggio e di crederci veramente nell'investire e nello spingere filiere virtuose di gestione dei rifiuti che diano anche materie prime e seconde alla creazione di nuovi materiali, nuovi stili di vita, nuovi consumi. I rifiuti hanno in sé un elemento rivoluzionario, quindi devono smettere di essere un problema, devono invece diventare una risorsa, ma soprattutto devono diminuire. Noi dobbiamo assolutamente intervenire sulla riduzione a monte, che è una delle misure che anche l'Unione Europea ha indicato e che viene maggiormente disattesa nel nostro paese. Questo vuol dire intervenire sul packaging, sui prodotti, sui materiali, insomma c'è un tema anche proprio di innovazione industriale che le aziende devono scoprire, e laddove si riesce a creare questo connubio tra interesse ambientale e creazione di una nuova economia, ecco, lo Stato deve sostenere e incoraggiare queste ricette virtuose, perché questo è il futuro ed è anche un futuro fatto di lavoro.